È stato un intervento di manutenzione straordinaria, da un punto di vista tecnico e organizzativo molto complesso, che ha richiesto una fase di progettazione, una fase di analisi di rischio di quelle che erano le implicazioni sulla safety aeroportuale, su un'importante arteria di collegamento del piazzale dello scalo di Venezia, senza mai interrompere l'operatività aeroportuale, e che ha richiesto un grosso lavoro di coordinamento sia tecnico che operativo, e grazie a questo sforzo è stato possibile anche ottimizzare le fasi di lavorazione e ridurre i tempi previsti inizialmente dal progetto. Allora, è stato un intervento di riqualifica della Apron Taxiway, è stata un'opera interessante che ci ha permesso di riqualificare circa 6.000 metri quadrati di pavimentazione. È stato fatto un intervento profondo, circa 1,10 m sotto il livello dell'asfalto, la sistemazione anche degli impianti, gli AVL, i fuochi. È stato un intervento utile, necessario per la manutenzione, per l'aeroporto. Era un intervento che da tempo si doveva fare, si è riusciti a farlo in questo periodo, perché l'area è critica, collega i piazzali sud con i piazzali nord, e quindi la localizzazione dell'intervento era complessa, e quindi ha richiesto la collaborazione e l'intervento di tutte le direzioni dello scalo. È rimasto sempre aperto, l'attività è stata ripartita in 3 fasi consecutive, studiate insieme ai colleghi proprio per evitare che l'aeroporto dovesse chiudere, quindi è rimasto in funzione per tutta la durata del cantiere, che è stata 2 mesi. È stato interessante riuscire anche a finire prima, un mese prima circa, dei tempi contrattuali. Allora, è stato un lavoro complesso perché richiede un'attività di coordinamento ed è stato eseguito in un punto cruciale molto difficile per il transito degli aeromobili. Devo dire che l'attività di coordinamento è stata valida, è stata lunga, però tutto il personale si è prodigato a che la cosa riuscisse nella modalità migliore. L'attività è stata, diciamo che abbiamo avuto un supporto e un aiuto anche dal tempo, che chiaramente ci ha aiutato, perché non è piovuto per quasi 3 mesi, e questo ci ha aiutato sicuramente.
abbiamo coordinato con la torre le attività. Devo dire che il settore safety in campo ha aiutato a sviluppare il lavoro nel minor tempo possibile, soprattutto durante le fasi di passaggio da una fase all'altra. In quel momento il settore safety, sicuramente sempre presente, ha aiutato a sviluppare l'attività velocemente. Sì, allora, come detto, il cantiere prevedeva, i lavori hanno previsto la demolizione e rifacimento di una porzione abbastanza importante, centrale, di una taxiway interna all'aeroporto Marco Polo per 6.000 metri quadri, una profondità di demolizione di un metro abbondante, che ha quindi richiesto il rifacimento del cassonetto, della parte portante messo cementato, fino a poi una parte finale di asfalto, una porzione di 30 cm importante in bitume modificato, vista l'importanza del percorso che è quello principale dell'aeroporto in uscita dagli stand, da un'intera zona di stand aeroportuali. Il lavoro ha avuto grandissimi problemi, fortuna anche il tempo ci ha aiutati, e quindi il problema più grosso è stato forse il fare coesistere lavori impiantistici che hanno coinvolto l'operatività di un aeroporto sempre attiva e la dismissione quindi di parti e porzioni di impianti di notte per poter dare la continuità sulla restante parte di giorno e poter lavorare nel contestualmente e realizzare il nuovo. Quindi forse questa è stata la criticità maggiore, comunque risolta senza grandi problemi. L'asfaltatura in sé non ha dato problemi. Abbiamo modificato col supporto della direzione lavori il pacchetto portante con un materiale stabilizzato leggermente diverso rispetto al progetto, perché è troppo fine, troppo polveroso e quindi di difficile lavorazione, con un'umidità non controllabile all'aria di Venezia, e quindi abbiamo modificato con un materiale di riciclo, che quindi con una matrice leggermente più terrosa, che ha consentito di avere prestazioni superiori dal punto di vista nostro, avallate anche poi dalla campagna prove che ha realizzato Poliedro. Detto questo, il cantiere si è risolto velocemente, meglio di quello che ci aspettavamo sinceramente. Una quarantina di giorni scarsi sono stati sufficienti per risolvere quello che era una lavorazione prevista di quasi 80 giorni. Ci riteniamo soddisfatti e penso che il supporto di Save e di tutto lo staff tecnico dell'aeroporto è stato indispensabile, sono stati efficienti tanto quanto noi, e quindi speriamo in un prossimo intervento. Un'attività di coordinamento preventiva molto complessa, che ha richiesto circa 6 mesi di anticipo rispetto all'effettiva pianificazione e cronoprogramma dei lavori, coinvolgendo tutti gli enti coinvolti all'interno dell'aeroporto per la manutenzione degli aeromobili, tra cui i vettori, quindi compagnie aeree, ma